vostra iniziativa. Io voglio dire subito che sono molto contento di questo fidanzamento, insomma, se possiamo definirlo così, di questa collaborazione, perché parlare di passaggi come fate voi è sostanzialmente parlare di paesaggi, anche di trasformazione di paesaggio, che è il centro anche della nostra riflessione e in particolare del convegno che si terrà nelle giornate del 27, 28, 29 e 30. Voglio sottolineare anche un'altra cosa che mi dà soddisfazione, che è la collaborazione con gli ordini professionali, cioè il fatto che queste iniziative sono pensate per creare terreni di confronto e di elaborazione comune con l'ordine degli ingegneri, che in tutti questi anni insomma, è stato attivissimo. Questa è la terza edizione di Officine Permanenti, ma anche con gli ordini professionali degli architetti, che saranno ospiti del Teatro Civico nell'ultima giornata per una festa degli architetti, con l'ordine degli agronomi, che hanno molto a che fare con la costruzione del paesaggio. Mi sembra un altro elemento molto positivo. Io considero tutto questo, Cagliari Paesaggio prima edizione per prima, solo una partenza. Credo che ci sia molto da lavorare, ma credo che lavorando assieme siamo in grado davvero di ottenere in tempi ragionevoli il risultato di fare di Cagliari uno dei centri importanti a livello internazionale nel dibattito sul paesaggio, con tutte le declinazioni che sono possibili. Quindi Officine Permanenti è alla sua terza edizione ed è inserita nel programma Cagliari Paesaggio. Il titolo di Officine Permanenti è Passaggi e noi indagheremo, se togliamo la prima S e mettiamo una E, diventa Paesaggi, quindi Passaggi, Paesaggi. Una delle, come dire, delle declinazioni più importanti che indagheremo tanti passaggi, quelli narrativi, quelli elettronici, quelli amministrativi, e tutti però hanno un filo conduttore, cioè qual è la relazione che lega gli elementi del paesaggio, in particolare del paesaggio della Sardegna, quindi il sole, il vento, il granito, il mare, al carattere del nostro popolo. Esiste una relazione? Ecco, questo è il filo conduttore tra paesaggio e trasformazioni, direi a questo punto, chimiche, che accadono dentro gli individui e dentro le collettività, tra paesaggi e Sardegna e collettività della Sardegna. Lo faremo in due giorni, giovedì 20 e venerdì 21, a Teatro Civico. Il 20 inizieremo alle 18 col modulo Sovrapposizioni, dove tutte le associazioni, tutti i collettivi che fanno parte di Officine Permanenti parleranno nel primo modulo dei loro progetti, declinandoli sul tema del paesaggio e dei passaggi. Subito dopo avremo una live performance di Niva, un DJ set, un live set con una ballerina che si chiama Luana Maoddi, e il modulo successivo, che parte dalle 20:30 fino a circa le 23, sarà il modulo che noi abbiamo chiamato OFF, come officine appunto, dove ci saranno alcuni ospiti importanti. Intanto un dialogo tra un giovane talento di Cagliari, del Liceo Dettori, Angelica Grivel, e Alessandra Patti, una dirigente scolastica molto innovativa dell'Istituto Comprensivo di Sestu. Ci saranno due scrittori, Massimo Arcangeli e Tommaso Gianni, che indagheranno questi concetti insieme a Gaetano Nastasi. Ci sarà Giancarlo Casula, che parlerà del codice e della semiotica sarda, di come una collettività, in particolare quella di Desulo, attraverso il suo scritto Desula e il corto, che appunto si chiama Desula, di Antonio Pecora, che ha vinto da pochissimo un festival, indagheranno questi concetti. Finirà giovedì l'unica ospite non sarda. Noi abbiamo voluto lavorare assolutamente sulla Sardegna. È Chiara Montanari. Chiara Montanari è il capo spedizione in Antartide, alla base Concordia, lavora per l'ente spaziale,
e fa ricerche in base Concordia. In base Concordia sta a meno 70 gradi quando fa caldo, non c'è vita, non ci sono virus, non ci sono animali, non c'è possibilità lì di vita. E quindi lei, abbiamo chiesto a lei di parlarci del rapporto che si crea tra un ambiente come quello e cosa succede dentro una persona che sta lì e deve stare lì parecchi mesi. Il giorno dopo saremo ospiti dell'orto botanico in questa fantastica cornice, dove faremo tre lezioni magistrali di mattina dalle 9 alle 10. Sono due cose che sono che giustificano un po' anche la presenza dell'ordine, di un'istituzione che rappresenta una categoria professionale e che proprio attraverso questo percorso che noi portiamo avanti tutto l'anno di ricerca, di un confronto con la società in genere, di un'apertura alla società, questo lavoro di tutto l'anno culmina negli ultimi anni, siamo riusciti a portarlo a compimento con l'organizzazione di un festival come questo, che per noi è una palestra per esercitare quell'attività che cerchiamo di fare tutti i giorni, cioè quella di riuscire a confrontarci e a trattare i temi che siamo chiamati a trattare da cittadini, ma anche da professionisti, con l'apertura, senza avere l'ambizione di trovare da soli delle soluzioni, ma cercando insieme di arrivare a capire come si può interpretare qualsiasi scelta di vita, qualsiasi scelta professionale, qualsiasi scelta anche culturale, condividendola con gli altri e misurandola sulla base anche delle aspettative e delle visioni che riusciamo a raccogliere. Quindi questi due giorni sono per noi una palestra. Sul tema invece più specifico, che è quello di venerdì, sull'efficienza della PA, volevo aggiungere una piccola considerazione, che i due pilastri su cui si regge il nostro Stato e la nostra comunità, quindi il pilastro della politica e il pilastro dell'amministrazione, non stanno tutti e due bene, sono importanti entrambi, quindi in questo momento la politica è molto debole per tante ragioni, tra cui anche quella che ha citato Dandi, però di sicuro noi abbiamo il dovere di lavorare moltissimo tutti insieme sul pilastro della pubblica amministrazione, perché è l'interfaccia con i cittadini, perché è quella che dà i servizi in maniera diretta, eroga i servizi in maniera diretta, regola la vita delle nostre comunità e ha bisogno di integrarsi anche nelle scelte e quindi col dialogo con tutti noi. Noi oggi facevamo, prima di aprire questa conferenza, una considerazione anche con Gianni Bacchetta e con Paolo Frau, solo per il fatto di essere qua e di essere al centro di una città, e la considerazione che ci veniva era quella della qualità dello stare qua, quindi la qualità della vita che potrebbe dare un certo tipo di approccio anche alla gestione degli spazi comuni. Quindi avere la capacità di percepire, di far sì che l'amministrazione torni e riscopra questo ruolo, quindi il ruolo al servizio dei cittadini, è il ruolo non di isolamento ma un ruolo di apertura, dipende anche da noi, perché noi stessi siamo pubblica amministrazione. L'orto è perfettamente integrato in una città, è come parte integrante della città paesaggio all'interno della stessa, ma è anche un territorio di passaggio tra le strutture universitarie e il centro, tra le strutture archeologiche dell'anfiteatro e della villa di Tigelio, e conseguentemente gioca un ruolo nell'ambito di quello che è il contesto cittadino. Credo che il luogo dove noi ci troviamo in questo momento, cioè la Cava Romana, sia altamente rappresentativo del fatto che questo ruolo l'orto lo gioca da oltre 2000 anni e tutto questo va valorizzato. Come diceva Dandi, effettivamente Cagliari può costituire un modello, ha le carte in regola per diventare appunto un territorio di contaminazione, perché abbiamo delle peculiarità che poche altre città d'Italia hanno e che molti invece ci invidiano. Lo stesso orto botanico è molto diverso da quelli che sono normalmente gli orti botanici. Abbiamo un pozzo romano, una cava romana, delle cisterne, degli altri elementi archeologici, strutturali o di carattere architettonico, come l'ospedale civile a fianco, un ambiente naturale come quello in cui ci troviamo, che hanno un valore, una peculiarità.
e conseguentemente è per noi un onore poter contribuire per il nostro piccolo a questo festival che ci auguriamo possa avere un futuro e possa appunto espandersi, garantendo una maggior collaborazione tra ordini professionali, istituzioni pubbliche, per cercare di costruire una Cagliari molto più a portata di cittadini e moderna.